E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video con un nuovissimo Transmog che prima o poi vi farò tipo una specie di video collezione con tutti i miei Transmog perché ovviamente mi sto infognando come non mai. Vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. E ieri sera, non è vero, ieri pomeriggio, non è vero, l'altro ieri pomeriggio, cioè domenica, ho fatto una live su Twitch. Per la prima volta nella mia vita ho fatto una live decente su Twitch. È andata abbastanza bene, con un picco di 12-13 persone. Io mi aspettavo un picco di 2 persone massimo. Quindi è andata più che bene. Ovviamente su Twitch non è uguale a YouTube, perché YouTube ho tutti i miei iscritti eccetera che mi seguono, quindi magari farò live sia su Twitch che su YouTube. Però mi raccomando, andate a seguirmi su Twitch. Vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando, adesso fatelo subito. Fate pausa al video. Benissimo, ora che avete messo mi piace, follow, subscribe, tutto da Twitch. Lo sapete oggi che andremo a fare? Mentre controllo le mie workquest che non daranno mai più un cazzo di niente di utile. Andremo a joinare qui, e poi qui. E poi ci faremo forse un bel BG e forse un po' di arene. Visto che ieri ho fatto un po' di BG carini e ho visto che piacevano a voi e piacevano anche a me perché sono molto più attivi. Visto che tanto le mitiche... Oh, ma io con la settima regione sono quasi arrivato? Porca troia, guarda che roba. Visto che le mitiche un attimo mi hanno rotto il cazzo. Anzi, dobbiamo vincere una rissa PvP. No, vinciamo una rissa PvP. Nuova rissa in un giorno. Niente. Fatemi sapere nei commenti soprattutto cosa ne pensate di qualche live ogni tanto, che a me piacciono un sacco e me la dovrò far piacere per forza, nonostante arrivo magari a fine giornata che mi pisto le palle. Perché magari la giornata è stata lunga per 1500 miliardi di milioni di motivi. Però se sono cose che mi piacciono, le faccio. Il mio item levels è fermo a 3,57. In realtà se mi metto con spada e scudo... No, sono sempre 3,57, scherzavo. E ecco qua, ci hanno chiamato. Allora, devo dire che il War Fury in PvP non si ciostra così male. Perché comunque se te la giochi bene tra Charge, Bloodthirster... No, Bloodthirst, come cazzo si chiama? Vabbè, se dei sangue, Bloodthirst. Tramite questo meraviglioso talento, e subito trovo questo, che praticamente aumenta le cure del Bloodthirst dopo che avete fatto la charge del 250%, che è tanto figa, vecchio. Visto e considerato che la charge ha 2 cariche, il Bloodthirst ha 4 secondi di CD, direi che non stiamo messi malissimo. Molto meglio rispetto al War Arms, prendi schiaffi in testa e stai pure zitto. Non c'è nemmeno il diritto di parlare. Allora ragazzi miei, che si parte, madonnina, vediamo di sfondare qualche ano random. Allora, io ho visto un healer che... Nonna, ci andiamo subito, subitissimo ci andiamo sopra. Ecco, va bene, allora parte il brainstorm violento, brutti pezzi di merda, eh? Li stupriamo ragazzi. Vabbè, niente, qui la sagra dello scudo. Scudino time. Dai, scudati pure tu, ecco. Vabbè, tanto questo è nostro, non dovete sprecare tempo. Sì, spacchiamo il culo, intanto hanno consegnato dei carretti. Ma che fai? Mi casti davanti così? Come se fossi un pollo random? Come osi? Con quale sdegno e smacco morale credevi di castare? Restorno della vita, targettiamo l'healer. Chiccheneo, chicchiotto. Non ammazzerò mai, però noi continuiamo a rompere il cazzo. Ma che so, bot questi, si mettono a castare così in mezzo alle palle. 3 carretti per noi, ragazzi. Madonna. Allora, accompagniamo il nostro carissimo mage qua, che si è prontamente levato dai coglioni, lasciandomi da solo. Oddio. Madonna, vieni qui. Stuck! Guarda che mi prende il coso, sono un imbecille. Sono un coglione. Mi prende il carretto. Non è vero, non mi tocca il carretto. Che cado. Sei morto. Stuck! Hai sblocca? Ma che... Si è fullato! Si è fottutamente fullato! Ma da quando cazzo si fullano i maghi? Affanculo. Sì, vabbè. Guarda che pezzo di merda. Ti sfondo, coglione, ti sfondo. Tu e il tuo selfie al senza senso. Vaffanculo. Carrellino consegnato. Carrellino. Nonna, andiamo qua che c'è il panico. Lo sta lì, eccolo. Ciao caro, vieni qui. E si vola. Ciao merda. Oh, quello di prima, vieni qui pollo. Che facciamo il bis. E allora.
C'è sto healer pure. Un altro cazzo healer, ma c'hanno 18 healer. Fatevela finita. Guarda che ci prova. Ma come fai? Abbiamo vinto, mi sa. Sì, senza mi sa. Carrellino, parte 2. Carrellino. Adesso facciamo un campo di battaglia casuale epico. Ehi, che andiamo. I nostri guerrieri si stavano preparando alla battaglia. La tensione era palpabile. Alcuni iniziavano ad impazzire, tormentando i loro stessi compagni. Alcuni si rifiutavano di combattere per la paura. Scherzavo, è arrivato. Era semplicemente FK. E allora andiamo. È partita la cavalcata verso la vittoria. Tra queste lande ghiacciate, chi la spunterà? E attenzione in lontananza, si iniziarono a scorgere delle figure ostili, ma ovviamente come sempre ognuno si fa i cazzi suoi e si tira dritto verso la base nemica. Attenzione, il raid, nonostante di prassi si debba entrare qua dentro e un lupo bianco mi stia mordendo le chiappe. Oh, ma guarda questo faccia da cazzo. E niente, il nostro soldato, ahimè, dovrà perire di fronte a un copioso mucchio di stronzi che hanno fatto un cazzo di muro anti-boss e mi hanno fatto respawnare nella nostra stracazzaccio di base. Che vi prendesse una cacarella fulminante per 3 giorni di fila alla vostra prima uscita con la ragazza e o ragazzo. Quindi state lì, capito voi? Ciao, piacere, sono Blarkniflarsknut. Sono russo e si pronuncia così il mio nome. E questo è lì, ciao, al quarto passo della vostra passeggiata per conoscervi, o improvvisamente una copiosa sdiarreata potente vi prenderà senza nessun preavviso e la vostra figura di merda sarà così tanto eclatante che non solo non riuscirete mai più con questa persona, ma non riuscirete mai più nella vostra vita. Vabbè, in quest'altra valle sto dicendo anche fin troppe stronzate, vediamo di concludere qualcosina. C'è un gigantesco problema che sta arrivando, anzi, tantissimi giganteschi problemi. Bypassiamo il problema. Mi ammazzano. Aspetta, ci nascondiamo. Aspetta. Ok, ma qui mi vedono. Oh! No, porca puttana. Sono morto perché adesso mi inquadreranno. Dai, che pezzi di merda. Cristo Gesù, bello. Bello Gesù. Bello figo. A te me ti porto via. Pezzo di merda. Attenzione, eh. Attenzione perché qui possono succedere delle cose tipo 2 contro 1. Eh? Ah no, c'era qualcuno lì, aiutammi. Tu sei un healer, mori. Attenzione, già stiamo battendo. Erosione benefica, gli è entrato, sono fregato perché si è curato. G. Erosione benefica di nuovo. Attenzione, lo spammino. Non molla un cazzo, noi facciamo danno. Charge. Bloodthirst. Spammino della vita. Sono morto. Dai, mi ha fatto respawnare qua, adesso finiamo per zergare e fare un mucchio qui davanti, sicuro. Però non molleremo le prime file, cazzo. Andiamo, madonna, sono gli stronzi di prima, li spano. Tu sei un healer? Sì. Dov'era lo stronzo di prima? Eccolo. Madonna, vieni qui. Fatela finita con queste eruzioni benefiche, ti sfondo. Guardalo, lo spammino. Nel cazzo. Non ce la fai. E invece ce la fai. No, non ce la fai. E invece ce la fai. Oh, stiamo menando in due e questo si fulla davanti ai nostri cazzo di occhi, incredibile. E io non c'ho nemmeno il kick, ce l'ho tra 10 secondi. Mori! Oh, santo Dio, gliel'abbiamo fatta. Stiamo sfondando le loro madri e linee nemiche. Ah, ecco il nostro carissimo. Scappi? No, sono imbecille, mi sono buttato in mezzo a tutte le guardie, adesso mi scopano. No, sono un coglione. Guardali come cercano di conquistare il nostro territorio. Come osate? Pure io, che vado su quello con più vita. Sono un genio del male. Guarda la mandria di stronzi che c'ha questo di fianco. Il cimitero non si tocca, merde. Guardano, ignari dietro, capito? Pioggia curativa, ma come ci pensi che la casti, brutto pollo? Continua a castare loro la sua pioggia curativa di merda. Voglio unire su di me. Veloci.
Dio Bonino. Ah, un ragazzo o una ragazza, non mi ricordo, una voce che mi ci abbandona, mi ha chiesto se... Guarda, mi ha chiesto praticamente di fare una sorta di vocabolario delle parole nerd, fondamentalmente. Io non è che ne uso tantissime, però è una bella idea. È che verrebbe un video tipo di un minuto. Oh, ma noi abbiamo tre torri, una, due, tre. Manca questa e ci siamo. Ma da lì che stupro di gruppo. Oddio, c'è l'ora dappertutto. Dove cazzo stanno? Ah, stanno tutti qui. Bello, bello, soddisfacente. Blaze Stormao e così. E Fear. Tensione, linee nemiche, in panico. Grazie all'assalto del nostro edificio. Tensione, perde tempo. Tensione è morto. Bravo, sei stato molto utile. Oddio, che bello. Non l'ho visto mai. Che cazzo è che ha sparato il coso? L'eroismo a caso. Attenzione, il nostro heavy joke si avvia verso le linee nemiche. Nelle retrovie. Vediamo quanta gente c'è. Direi un po' troppa, non ci voglio crepare di nuovo. E ci leviamo ovviamente dal cazzo. Sì, vabbè, però io non posso crepare ogni volta. Sto pigi del cazzo, porca troia. Schifosa e stronza. Basta, mi sono rotto i coglioni. Ragazzi, io per questo video vi saluto. Questa cazzo di Aldrak non l'ho finita perché andavo avanti per un'altra mezz'ora e magari la perdiamo pure, visto che avevamo 100 reinforcement in meno, tanto lo so, riconosco ormai questi PG. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, ci vediamo in live in questi giorni, a giorni random, quindi mi raccomando state connessi e pronti. Al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.